Qual è il tuo background? Ho un background in economia. Faccio il primo anno di dottorato alla Federico II. Scienze sociali ed economiche. Psicologia. Ho una formazione statistica ed economica. Sono una dottoranda in informatica dell'Università di Catania. Ho fatto una tesi in ambito biomedico, dopo sono passato alla sicurezza informatica. Ho scelto di iscrivermi in ingegneria informatica. Non potevo scegliere la scuola di Harry Potter. Io sono un'antropologa socioculturale. Mi sono occupata di sociologia dei processi culturali e comunicativi. Energie rinnovabili. Potrei definirmi un metodologo della ricerca sociale. Facevo i webinar manageriali quando ancora nessuno sapeva cosa fossero. Mi occupo di ontologie computazionali. Da sempre mi sono occupato di applicazione dell'informatica nel settore della salute per lo sviluppo, no, di questo fascicolo sanitario elettronico. Quale oggetto ti rappresenta di più? E io ho portato questa. Questa spilla di SOS Mediterranee. Ho sempre fatto parte di diverse associazioni umanitarie. Sono appassionata di origami, incarna un po' quello che è la ricerca, ovvero unire disciplina alla creatività. Non ci sono le chiavi della macchina, che non è la prima cosa che ho tirato fuori dalla tasca a casa. Rappresenta un ponte, diciamo, con la ricerca e con il tema della sostenibilità. Il mio strumento, il mio basso. È una paletta da giardino piuttosto incrostata. Negli ultimi anni una delle mie passioni è far crescere cose. La metafora della paletta, la metafora dello scavo è molto, come dire, vicina alla caratteristica forse principale del lavoro di ricerca. Ho portato questo, uno dei milioni di libri di poesia che ho. Questo banalissimo oggetto, già c'è risolto nella mia camera da 15 anni. È un dizionario di cinese. Delle fragole, poi cresciuto sul terrazzo. Un po' come i frutti che si spera avere con Fosdra. È un joypad. La mia carriera è iniziata proprio con i videogame, da piccolissimo. Una scarpetta di arrampicata, molto scomoda. Arrampicata ha una componente di sfida, un po' con se stessi, di superare gli ostacoli, superare difficoltà. Un mattoncino di Lego. È uno scatto della Lego. Un taccuino, mi piace prendere nota di quello che mi incuriosisce. La clessidra rappresenta una cosa che per me è molto molto preziosa, il tempo. Un pezzo della mia attrezzatura da scherma. È una partita a scacchi a 200 all'ora. Cerco di anticipare quello che mi aspetto fra 2, 3, 4 mesi, eccetera. Uno zaino da trekking è fatto per affrontare un percorso bello lungo e anche un po' accidentato, come potrebbe essere quello di un progetto di ricerca. Non c'è un solo oggetto che mi definisce, detta così sembra un po' una persona instabile comunque. Un logo dei Pink Floyd, perché mi ha accompagnato nella crescita. Mi piacerebbe essere un bastone su cui si appoggiano le persone che non riescono a camminare bene. L'oggetto che mi rappresenta è la musica, la musica è fatta di note che in tutto il mondo capiscono. È una rondella per tagliare la pizza. Sono un appassionato di impasti. Il casco. Utilizzare la bici col contropedale vuol dire anche cambiare approccio. È un track che viene dal carnevale argentino. Come sei arrivato dall'Argentina all'Italia? In aereo. Sì. Quale pensi possa essere il tuo contributo a FOSR? Spero proprio di poter essere un agente attivo. Interagire con tutti i miei colleghi. Poter essere una risorsa utile. L'esperienza rispetto alle attività di training. Le cose si fanno bene quando c'è passione. Io sono la project manager, quindi veramente porto l'anima. Pizzico di saggezza di 25 anni di CNR. La voglia quindi di vedere fisicamente le cose realizzarsi. Cosa ti aspetti da FOSR? Dal progetto mi aspetto che non finisca. Di poter apprendere quante più cose possibili da persone che hanno molta più esperienza di me. Condividere, di knowledge sharing. Crescita. E di avere un confronto con gli altri. Collaborazioni. Tra i componenti interni, i componenti esterni. Continuare a imparare. I contatti. Qualcosa di molto importante per le ricerche nel campo sociale. Che sia all'altezza delle sue aspettative. Di poter finalmente capire qualcosa del codice degli appalti, che per me è come un grimorio, oppure il manoscritto di Voynich, anche se quello l'hanno decifrato. Non c'è qualcosa che mi aspetto, perché FOSR mi sta già dando tutto quello che mi aspettavo. Lunga vita a FOSR e che il progetto abbia un grande impatto. Per me lavorare in FOSR è tipo stare in un Luna Park bellissimo.